benvenuti, i vostri nomi? Pia. Davide. Allora, siete già tornati, siete, è la seconda volta che vedete la mostra. Esatto. Volta, sì. Siete venuti ieri. Siamo venuti ieri, ci è piaciuta così tanto che abbiamo deciso di tornare. Replicarsi. Non vi abbiamo pagati. No, abbiamo pagato noi. Abbiamo pagato noi, però con riduzione. Sì, secondo riduzione, me. Come è andata? Cosa vi ha colpito? Il Giappone... Io sono illustratrice, sono di parte, quindi per me queste immagini, sono venuta con un'altra amica artista, sono tornata con lui che l'ha venuto per i cavoli suoi e mi colpisce sempre la precisione, questa capacità di fare con un pezzo di legno una curva pulita, bellissima. E rispetto ad altre mostre Ukiyo-e che sicuramente avrete visto, cosa vi piace di scenario? Ne abbiamo vista una bella anche l'anno scorso a Valentino. Sono tutti, questa è una cosa che mi piace di questa, poi vediamo cosa dice lui, che sono quelle moderne, quindi mi piace questa cosa che vedo in un lampione, vedi un oggetto moderno ma fatto come lo facevano nel 1200, insomma, questa cosa qua. Io invece, essendo appassionato di fumetti, trovo che questo sia il passaggio verso il... verso il manga o comunque verso l'attualità, e quindi lo ritrovo un po' di più. In più, comunque l'epoca che rappresenta è un'epoca che leggo tantissimo anche nella narrativa, ed è un'epoca molto affascinante, anche se per certi versi triste, e quindi questa è una mostra che lo rappresenta molto bene, questo senso di nostalgia. Poi sono anche una passata in montagna, la parte di neve è assolutamente... stratosferica, quella parte lì è veramente incredibile. Bene, quindi siete fan nostri ufficialmente? Assolutamente. Anche già seguiti su Instagram. Possiamo appena visti. Con una borsa grossa e mi metto dentro. Va bene. Qualcosa per appesare. Grazie mille. Grazie a te. La consigliamo? Sì, assolutamente. Sì, assolutamente. Doverosa.